Solo in Gesù trovi la felicità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Con grande gioia accogliamo la parola di Dio e leggiamo il Vangelo secondo Matteo capitolo 12 dall'1 all'8. In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, tra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Amen». Cari amici, abbiamo iniziato oggi il capitolo 12 di Matteo. Troviamo un passo particolare perché Gesù proprio di sabato, camminando con i suoi discepoli e passando per alcuni campi, hanno fame. Gesù è in una situazione molto particolare, cioè i propri discepoli chiedono sicuramente: «Gesù, oggi è sabato, abbiamo fame e qui c'è del grano, ci sono delle spighe, che cosa dici?» Gesù dice: «Certamente, mangiatene». Gesù sapeva ciò che stavano facendo e che sarebbe stato anche motivo e causa di una nuova discussione, una nuova accusa nei suoi confronti, dei suoi insegnamenti. Ecco che i farisei lo dicono: «State facendo ciò che non è lecito fare di sabato». Pensate che ben 39 opere erano proibite in giorno di sabato, quindi durante lo Shabbat, giorno di riposo di Dio, giorno importantissimo. Tra queste c'era anche la trebbiatura. E i discepoli, cogliendo praticamente il grano dalle spighe, è come se avessero compiuto questa opera, questo lavoro del trebbiare. Quindi non era tanto il mangiare, ma il trebbiare. E non si poteva fare. Gesù sta indicando una cosa molto importante nella vita non solo dei suoi discepoli, lo sta indicando ai farisei, ma anche a noi. E ieri il Vangelo era su quella linea: attenzione a quando siamo oppressi dalle prescrizioni, attenzione quando una legge è più forte della libertà umana, perché Dio, come dirà più avanti Gesù, ha creato il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Al centro del cuore di Dio, del cuore del Padre, al centro del cuore di Gesù c'è la misericordia che abbraccia tutti noi, abbraccia la nostra vita. Ecco perché Lui vuole amore, ma vuole soprattutto libertà da parte nostra. E Gesù insegna ai propri discepoli: «Seguitemi nella libertà. Seguitemi senza l'oppressione e il giogo della schiavitù, della legge». Concretamente, crediamo che Gesù mi dona di vivere liberamente, mi dona di vivere nella gioia, vuole il meglio per me, perché qui non è oggi la questione di condannare chi troppo vuole aderire ad una legge, anche religiosa, o chi è più libero. La questione è comprendere che Gesù vuole il meglio per l'uomo, che in Gesù noi vediamo l'immagine del Padre, che in Gesù noi facciamo l'esperienza che Dio è misericordia. Quanto è importante comprendere oggi che Dio vuole il meglio per noi, che Dio vuole che tu sia libero.
una libertà che parte dal profondo del cuore, perché Lui entra in te, nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa, nel tuo lavoro, e ti dona un'abbondante benedizione, perché tu ti sei aperto a Lui. Io vorrei invitarvi ad aprire le vostre mani, le vostre braccia, come segno di gratitudine, rivolgendo le nostre palme a Dio, verso il cielo, dicendo grazie, Signore Gesù, grazie perché Tu vuoi il meglio per me, grazie, Signore Gesù, perché Tu mi ami, grazie, Signore Gesù, perché Tu sei entrato anche oggi nella mia vita con la Tua parola. Grazie, Signore Gesù, perché oggi vieni per rinnovare la mia vita, la mia fiducia in Te. Io voglio credere che Tu vuoi che io sia libero. Io voglio credere che Tu vuoi che la mia vita sia nella pienezza della Tua gioia. Per questo aderisco a Te, proclamandoti mio Signore e mio Salvatore. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete questo bellissimo slogan di oggi, che è: solo in Gesù trovi la felicità. Solo in Gesù noi troviamo il senso della nostra gioia, della nostra vita. Crediamo in Lui e vi invito, per chi ancora non lo avesse fatto, ad iscrivervi alla prima serata questa sera, una serata biblica estiva, dove parleremo su come la Bibbia, la parola di Dio, è importante nelle nostre vacanze, nelle nostre ferie, nel nostro relax. Non è una cosa da scartare, è la cosa più importante, perché ci fa entrare in armonia con colui che ci ha creato, colui che davvero ci darà il relax di cui abbiamo bisogno. Iscrivetevi sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!